Signore e signori, ladies and gentlemen, qui è Xframe e vi do il benvenuto sul mio canale. Con questo video diamo il via alla serie di tutorial che interesseranno Let Loose. Ma non ci perdiamo in chiacchiere e passiamo subito al gioco. Che cos'è Let Loose? Let Loose è un gioco ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale che vede contrapporsi due schieramenti da 50 giocatori l'uno, per un totale in partita di 100 giocatori allo stesso momento. Si può giocare come fanteria, carri armati, artiglieria e si ha la possibilità di affrontare linee del fronte dinamiche ed un metagioco pieno di strategia in tempo reale che richiede la collaborazione dell'intero team per riuscire a raggiungere uno scopo. In Let Loose avrete la possibilità di giocare 11 mappe a mozzafiato, realizzate tramite l'ausilio di autentiche immagini di ricognizione e dati forniti dai satelliti. L'intero campo di battaglia è suddiviso in ampi settori da conquistare o difendere, a seconda delle modalità di gioco che vedremo più avanti. Questo darà vita a scontri sempre nuovi, ambientati presso campi, ponti, foreste e città. Una volta avviato il gioco, vi ritroverete nella pagina principale di Let Loose, che è questa qui che vi sto mostrando adesso, e sulla sinistra, attraverso il menu a tendina, avrete le diverse opzioni sceglibili. Adesso noi analizzeremo unicamente Enlist, che è quella che interesserà a voi per giocare le prime volte, e poi in altri video seguiranno tutorial molto più approfonditi sulle altre. In Enlist, dopo un breve caricamento, avrete la possibilità di vedere tutti i server disponibili, secondo filtri impostati qui in alto. Qui avrete la possibilità di selezionare e impostare filtri, che vi permetteranno di trovare unicamente i server da voi desiderati. Inoltre in alto avete le varie categorie che vi permettono di trovare i server preferiti, degli amici o su cui avete già giocato. Vediamo ora la ricerca di un server. In questo caso, per comodità, vi mostrerò unicamente i server ufficiali e andremo ad analizzare come esempio il primo, cioè Let Loose Official Europe 02. Avremo la possibilità di vedere il tipo di mappa, che in questo caso è Kursk, lo vedete sia indicato qui sotto che nell'immagine riepilogativa qui a destra. In più, qui io ho indicato Last Played on April 13, 2022, che mi fa capire che ho già giocato in questo server il 13 aprile. Molto utile quando cercate un server dove avete già giocato, è comodo. Il numero dei player, 0 su 100 in questo caso, il server è vuoto. Noi vi consigliamo sempre un numero di player maggiore di 50 per non alimentare il seeding, e minore di 90, altrimenti andreste a finire in coda nel momento in cui provate a joinare. Coda che peraltro avete la possibilità di vedere qui in basso, come vedete sono 0 su 6 persone in coda, possono starci massimo 6 persone, e una volta entrate in coda entrerete sicuramente nel server, ma impiegandoci, diciamo, un certo quantitativo di tempo che dipende dal server in questione. Avete anche la possibilità di vedere la game mod, in questo caso è Offensive Gear, Offensive Gear. Che cosa significa Offensive Gear? Offensive Gear significa che è una modalità offensiva. Le modalità le approfondiremo molto meglio più avanti nel video, però per farvi capire, Offensive Gear è un'offensiva dove l'asse attacca e gli alleati difendono. Dico alleati perché in questo caso sono russi, ma potrebbero essere anche americani in altre mappe. E in più, infine, sulla destra abbiamo il ping. Vi consigliamo sicuramente un ping minore di 200, anzi, oserei dire un ping minore di 100 per un gameplay ottimale. In Let Loose troverete due modalità di gioco ben definite, la modalità Warfare e la modalità Offensive. La modalità Warfare è un genere di partita dinamica dove i due team lottano per il controllo del territorio. Non ci sono ticket per vincere, solo il terreno ed il tempo. Per ottenere la vittoria bisogna conquistare tutto il territorio nemico, composto da 5 punti, oppure mantenere la maggioranza dei settori, 3 su 5, fino alla fine del cronometro, che è di 1 ora e 30. All'inizio della partita ci sarà solo un settore attivo che potrà essere catturato, ovvero il settore neutrale. Una volta che il settore neutrale sarà catturato, esso si trasformerà in amico o nemico, a seconda di quale team lo cattura. Da quel momento in poi ci saranno due settori attivi in gioco, il settore alleato e il settore nemico, adiacenti l'uno all'altro. Tutti gli altri settori e i relativi strong points saranno bloccati fino a che il settore adiacente non verrà catturato, mettendolo in gioco. Essere ovunque all'interno dello strong point, visibile in mappa tramite un cerchio nero con strisce all'interno, e nei quattro quadranti attorno ad esso, contribuirà a catturare o difendere il punto. Ogni giocatore all'interno dello strong point contribuirà 3 volte rispetto a chi si trova all'esterno. Posizionarsi bene è vitale ed è importante capire la tua posizione. Usa la mappa premendo M per orientarti verso i settori attivi, neutrali amici o nemici, e successivamente negli strong points in gioco. In questa modalità è importante bilanciare le forze tra attacco e difesa. Troppi giocatori in attacco e sarete vulnerabili, troppi in difesa e sarete sopraffatti. Vediamo ora la modalità offensive. In questa modalità un team attacca e l'altro difende. I difensori vincono resistendo per la durata del cronometro, 30 minuti a settore. Gli attaccanti vincono catturando tutti e 5 i settori. Per gli attaccanti saranno visibili soltanto gli strong points del settore attivo. È necessario catturare un settore per vedere le posizioni dello strong point successivo. Solamente i soldati all'interno dello strong point partecipano alla forza di cattura. E inoltre nella modalità offensive è possibile accedere ai supplementari.
Se si sta catturando un settore quando il tempo termina e se ha la risorsa manpower utilizzabile, il gioco continua fino a che si continua a catturare o all'esaurimento del manpower. Importante far notare che le frecce, visibili al di sotto del nome dello strong point, sono gli indicatori della forza di cattura sul punto attivo. Saranno visibili solo all'interno della zona di cattura. Diamo ora un'occhiata alle classi di gioco di Electrus. Il comandante ha il ruolo di gestire il movimento offensivo e difensivo dell'intera fazione, la comunicazione con gli ufficiali e la coordinazione consentirà di determinare la vittoria o la sconfitta di tutto il team. L'ufficiale, uno dei ruoli principali, responsabile dell'efficienza e dell'efficacia dell'intera squadra. Il fuciliere, ruolo base equipaggiato con fucili bolt action, semiautomatici e casse di munizioni. L'assalto, equipaggiato con una vasta gamma di semiautomatici, automatici ed esplosivi. Il fuciliere automatico, classe adatta agli scontri medio-corti, dotato di armi automatiche. Il medico, unica classe in grado di rianimare i compagni. Il supporto, un altro ruolo fondamentale del gioco, in grado di scaricare rifornimenti e munizioni. Il mitragliere, unica classe a disporre di MG, in grado di sopprimere il nemico con un'alta cadenza di fuoco e precisione. L'anticarro, classe predisposta allo scontro contro carri armati, in grado di utilizzare sia lanciarazzi sia costruire cannoni anticarro. L'ingegnere, in grado di costruire nodi, risorse, difese e riparare veicoli alleati ed è equipaggiato con una vasta varietà di esplosivi. Il comandante carro, il carrista, l'osservatore, in grado di combattere dietro linee nemiche, e il cecchino, l'unico a possedere un fucile con un mirino all'interno del gioco, adatto agli scontri a lunga distanza. Passiamo ora alla comunicazione, che è parte determinante del gioco ed essa determinerà la vittoria o la sconfitta di una fazione. In Electrus esistono tre tipi di comunicazione, vocale, testuale e visiva. Per quanto riguarda la comunicazione vocale, esistono tre tipi di chat. Chat ufficiali, utilizzabili attraverso il tasto X, che vi permetterà di comunicare con tutti gli altri ufficiali in game, ed il comandante. Chat di squadra, utilizzabile attraverso il tasto C e vi permetterà di comunicare con tutti i membri della vostra squadra. E chat vocale di prossimità, utilizzabile attraverso il tasto V, che vi permetterà di comunicare con tutti i giocatori attorno a voi entro un certo range. Passiamo ora ai due tipi di chat testuale. La prima utilizzabile attraverso il tasto K, che vi permetterà di scrivere messaggi visibili all'intera fazione. E la seconda, utilizzabile attraverso il tasto L, che vi permetterà di comunicare unicamente con la vostra squadra. Passiamo infine al tipo di comunicazione visiva, che basa i suoi fondamenti unicamente su ping e mark predisposti dagli ufficiali e dal comandante in capo. Vediamo ora i comandi principali di Electrus. I comandi sono quelli standard degli FPS. Premi T per aprire l'interfaccia e controllare i marks dello squad leader e la situazione degli strong points in alto sullo schermo. Controlla spesso la mappa utilizzando M durante la battaglia. Scorri il tuo inventario utilizzando la rotellina del mouse oppure i tasti da 1 a 6 per selezionare gli oggetti nel tuo kit. Alcuni oggetti si rigenerano con il tempo, quindi dacci spesso attenzione. Le granate possono essere lanciate lontano attraverso il tasto sinistro del mouse o vicino a te attraverso il tasto destro del mouse. Supporta la tua squadra utilizzando il martello per costruire delle strutture o fornisci le munizioni droppando la tua cassa se sei un support. Premi Tab per vedere la lista dei giocatori. Quando diventerai in una squadra, cerca uno squad leader veterano con un livello alto. Clicca sulla freccia Join Squad e utilizza la tua chat di squadra attraverso il tasto C per presentarti al meglio. Prima di spawnare, orientati sulla modalità di gioco e sulla mappa. Puoi anche chiedere al tuo squad leader dove dovresti spawnare. Ci sono 5 tipi di spawn disponibili in questo gioco. I Garrison, che hanno un delay di 40 secondi per poter spawnare ogni volta. Tutti possono spawnare qui e sono costruiti dagli ufficiali utilizzando le supply droppate dai support, dai supply truck o dai supply drop. Poi troviamo gli Alftrack, questi hanno 60 secondi di delay per lo spawn. Tutti possono spawnare qui e sono mezzi motorizzati speciali e molto costosi. Infine troviamo gli Outpost, anche detti OP, questi sono creati da ogni ufficiale di squadra, hanno un delay di spawn di 20 secondi e sono riservati unicamente alla squadra che li ha creati. Poi abbiamo gli Airheads. Gli Airheads non sono altro che garrison temporanee lanciate dal cielo, hanno un delay di spawn di 30 secondi e possono essere utilizzate da qualunque giocatore della vostra fazione. Infine abbiamo gli HQ, ogni squadra ne ha 3 ad ogni inizio partita, ad eccezione delle offensive dove la squadra che attacca a inizio partita ha unicamente un HQ disponibile, il tempo di spawn qui è di 10 secondi ed è importante far notare quando, a fine di una partita, nel momento in cui l'ultimo punto verrà catturato, l'HQ più vicino a questo punto sarà inutilizzabile. Per dare il massimo in ogni vita, segui questi consigli. Prenditela con calma, usa le coperture e avanza tenendoti nascosto. Tieni d'occhio gli indicatori. Fai attenzione alle indicazioni dei compagni quando identificano un possibile bersaglio. Ricorda di usare la chat di prossimità con la lettera V per parlare con i soldati alleati nelle vicinanze e identificare le possibili posizioni nemiche. Rimani con la tua squadra, indicatori verdi in mappa, per usare il vantaggio del fuoco di soppressione e muoverti contro il nemico.
Pinga le posizioni nemiche alla tua squadra con la rotellina del mouse. Vedi i compagni caduti davanti a te? Fai attenzione, il nemico è vicino. Mantieni il controllo della situazione. Alla fine della partita verrai portato nella schermata del punteggio, dove potrai vedere il tuo contributo al team. Se qualcuno ha fatto bene il suo dovere e vorresti dargli un 10% extra di esperienza, assicurati di premere sul pulsante Commendation alla sinistra del suo nome, prima che il tempo finisca. Se lasci la partita prima che sia finita, prenderai comunque l'esperienza acquisita fino a quel punto. A fine partita potrai vedere le statistiche, sia personali che generali. Il Combat Efficiency rappresenta eliminare soldati, carri e strutture. Il punteggio Offensive-Defensive è il tempo trascorso in territorio nemico-amico. Il punteggio supporto sono le supplies droppate, risorse generate, aiuto medico e spawn costruiti durante la partita. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori video con le guide alle classi e alle mappe e agli altri suggerimenti utili a sopravvivere in questo gioco. Un ringraziamento particolare a coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo video, Raffi, Pit, Roccia e Vulcano. Da X-Frame passo e chiudo, ci becchiamo sul campo di battaglia.